Cavalieri, eccoci qui su The Elder Scrolls 4 Oblivion. Allora, nello scorso episodio ci hanno lasciati con la missione di Nocturnal e avevamo recuperato la chiave dello scheletro, questo oggettino che ci permetterà di vendere tutti gli altri grimaldelli, perché tanto e questo qui è un grimaldello indistruttibile. Ma ora ritorniamo alla Mark, nostra gilda dei guerrieri chiedendo un nuovo you're contratto. needed in Coral. Report to Velena Danton. She's got some duties for you to take care of. Ok, nel Bye. mentre, io sono l'Arax di Corbaris, mi ero totalmente dimenticato per chi non lo sapesse ancora. Più che altro lo dico per il semplice motivo che effettivamente non l'ho mai detto, diciamo all'inizio non lo dicevo quasi mai nei video. Quindi, se avete notato che negli ultimi sessantina, settantina di video comincio a dire io sono l'Arax di Corbaris, per il semplice motivo che preferisco che voi mi associate i miei video a me, nel senso che normalmente è giusto che voi vedete i miei video e capite chi sono, perché c'è scritto, porco Giuda, se nemmeno leggete quello. Vabbè, a parte gli scherzi, per il semplice motivo che magari qualcuno semplicemente di passaggio vede il mio video, voglio che comunque un minimo minimo si ricordi di me. Ma ora ritorniamo al nostro The Elder Scrolls. Minchia, che casa carina, mi piace, è veramente bella. È più bella di quella che potete comprare normalmente qui a Cheryl, che sarebbe a Apple Watch, come la fattoria. Abbiamo un attimo un problema. Ah, è What fuori. is Ok. it? Perché pensavo che fosse dentro casa, la casa bloccata, dicevo, ma che cazzo, mi scusi. Ah, quindi devo andare proprio alla gilda dei guerrieri di Cheryl. Ok, questa qui non me la ricordo minimamente. Perché c'era un orco seminudo lì. Vabbè, non facciamoci domande, tanto prima o poi dovremo arrivare qui a fare missioni, quindi ce la esploriamo tutta per bene. Ah, lei proprio. Greetings. I see you've been keeping yourself busy. This is good. I believe it's time for you to perform some duties for your guild. Ok. Gira dei See guerrieri. Azan in Anvil or Berthgru Karsh in Shadenal for contract. Ok, rumors. Renard Germain has terrible memory. We've met many times, but when I saw him in Shadenal, he walked right past me like we were strangers. Non che mi frega molto. Ma proviamo a Yes, it's parlare. quite odd. Reynald, who I've bumped into several times in Coral, acted like I was a complete stranger. Also, he seems sober, which is a refreshing change. Usually, Reynald is stumbling around Coral drunk as can be. Very odd, but then it's really none of my business. Parliamo di doveri. We are a brotherhood, a family. What affects one of us affects us all. Fighting, drunkenness, dereliction of duty are not tolerated. I would like you to speak with Modrin Orion. He will assign you any duties that are currently pending. Good luck to you. Ok, doveri. Va For now, Modrin Orion will be handling your duty assignments. bene. You seek Bye. my help? Quindi mi manderà in giro per tutta la cosa a chiedere aiuto. Cioè, a chiedere alle varie persone. Ready for duty? Sei tu. What do you want? I suppose you've come looking for duties, huh? Già. Duties for you. Fine. I'll speak slowly so you can keep up. I want you to contact Maglier. He's Maglia. one of your Fighters Guild brothers, but he's defaulted on a contract. We can't allow that. Makes us all look bad. Tutti cattivi, insomma. He didn't finish out a contract in Skindrod. Suppose I shouldn't be surprised. He's raw like you. Go and find out what's wrong with him. Ma Yes, Maglier. Find him. See why he defaulted. I swear, I've scraped things off the bottom of my boots that were smarter than you. Non vi preoccupate, lui è stronzo all'inizio, è molto Don't just stronzo, stand ma col there. tempo Move. diventa un pezzo di pane, quindi sorbitevelo per un po'. Questione in computer. Voliamo a Skingrad. Tra l'altro, città in cui ci siamo stati relativamente pochissimo. Usiamo questo vecchio trucchetto per evitare la rottura di coglioni di farsi tutti i ponti ogni volta. E sì, sicuramente sarà in taverna a ubriacarsi.
Eccolo lì, bello, tranquillo. È molto carina. It's you. La locanda. What is it, brother? They send you to find me? Già. I'm Maglier. What do you want? Per curiosità. I don't know if Tumendil ever leaves the chapel. That man works day and night to take care of all of us. Ok. Defaulted? I suppose so. I'm not paid enough to do the job. I was supposed to find Brennus Astus's journal. That was my job. They said it was in Fallen Rock Cave. You ever been in there? Didn't think so. I'm not going back. Not for that kind of money. If you care that much, you go find it. The contract's yours. It's not worth it for what the guild is paying. I've got a family to think about. Whatever. Ok, cosa c'è di tanto terrificante in questa caverna? Allora, andiamo a vedere la caverna dei piani desolati. Già un nome e un'assicurazione. Qui ci sono le due rocce, ma le ho già toccate entrambe. E tiriamo dritto verso questa grotta. Non mi ricordo nulla di questa missione, onestamente. Quindi potremmo aspettarci letteralmente di tutto. Più che altro, quello su cui voglio riflettere è il fatto che lui ha disonorato il contratto, no? Ok? Perché non è stato pagato abbastanza. Però l'entrata sembra molto carina. Guarda che chic, tutti i fiorellini. Peace and love. Ora dentro ad accoglierci un minotauro 3 metri per 3. Oddio. Ok, Lich. Va bene. Ma ti prego. Ti prego. Non i fantasmi. Veramente. Te ne scongiuro. Non i fantasmi. Dai. Nessun fantasma, ti prego, nessun fantasma. Preghiamo gli dei che non ci siano fantasmi. Mentre. Ok. Ah. In base alle frecce tu ti innalzi. Faccia comprendere. Ok. Ecco. Ciuda porco. Nemmeno il tempo di parlare. Nemmeno il fottissimo tempo di parlare. Ti prego, non i fantasmi. Qui c'è un fantasma. E smettila. Sei insulso. Inutile. Ti prego, stai zitto. Odio il rumore stridolio dei fantasmi. Odio i fantasmi. Ah, ok, è lì. Ma dicevo, che cazzo, è sparito il corpo. Quello che mi interessa è il tuo bastone, che vale molto più di te, inutile essere. Ora, diamo un attimo un'occhiata in giro, non c'è nulla di particolarmente interessante, se non due entrate. Prendiamo quella perché su quella via punta la freccia, quindi io preferisco esplorare l'intera caverna per poi alla fine andare verso l'obiettivo. Ok, un altro leech. Come vedete, il grimaldello è cambiato. E come vi farò vedere, ecco, non si rompe. Ossia, cazzo, una volta che mi serve che il grimaldello si rompe, non si rompe. Quindi possiamo teoricamente vendere. Teoricamente. Vedete teoricamente, anche praticamente. Che in tutto questo non ho capito perché fanno i rumori tipo dei cani, delle bestie. Cioè, letteralmente, se ci fate caso, fanno i rumori di come quando colpite una bestia, un animale, un... Comunque somiglia a tutto quel rumore, fuorché a un leech. Assomiglia molto di più, non so, a boh, un cane, una tigre, un leone di montagna. Ma un leech che fa quel verso non l'ho mai sentito. Se non in Oblivion, ma alla fine siamo in Oblivion, ragazzi. Che ci volete fare? Ma questa è un'altra camera chiusa. No, chiusa un par di palle. Stuck. Mi è salita pure spada. Gatto, gatto al flambé. Sì, sì, come no. Gatto al flambé, signori. Immaginate, vi servono un gatto così. Tra l'altro, chi cazzo chiederebbe mai un gatto per cena?
Anche se onestamente sarei curioso di assaggiarli. Ora, no, a parte tutti gli scherzi, le cose, onestamente sarei curioso di provarli. Rivolto verso di me, ah sì. Dicevo, sarei veramente curioso di provarli, per il semplice motivo che non ci dobbiamo fare contaminare dalle nostre discriminazioni culturali, per il semplice motivo che nella nostra cultura il cane è definito come il gatto, è definito un animale di compagnia, pertanto... Per quanto orrida come idea, non vedo cosa ci sia effettivamente di male nel mangiarli, perché alla fine, ok, credo che ognuno di voi abbia in casa, cioè non tutti, ma almeno qualcuno di voi abbia un cane e un gatto. Ma non per questo bisognerebbe per forza non mangiarli. Cioè, pensate ad esempio ai cavalli. I cavalli fino a qualche secolo fa erano considerati un animale... No, oh, guarda qui che cazzo c'è. Un animale nobile, pertanto non vuol dire... che se è definito nobile non possa essere mangiato. Questa è magia. Cioè, questa è magia. Abbiamo ucciso un leech. Ecco, non abbiamo attirato nessuno. Però una testa di cazzo sì. Testa di cazzo marcia sì. Guardate gli zombie, gli spettri. Cioè, in questa caverna hanno racchiuso le cose che io mai e poi mai vorrei combattere. Ok. Perché la cosa brutta è che noi siamo anche alti di livello, quindi questi sono belli duri. Anche perché effettivamente per quanto riguarda protezione e danno abbiamo raggiunto praticamente il cap level. Cioè non c'è nessuna armatura o arma migliore di quella da Edric. Cioè, magari sicuramente c'è qualche arma unica, soprattutto nell'espansione Shevery Island. Però quella è un'altra storia. Non fa parte del gioco base. Per quanto riguarda il gioco base, la carne è morta. Ma per favore buttami via sta merda. Nemmeno la voglio nel mio inventario. Ci considera in combattimento, quindi mi farà riparare. Perfetto. Noi ci ritiriamo in maniera saggia e ci ripariamo tutto. Qual è l'elmo di ebano? L'elmo di ebano mi si è praticamente distrutto. E devo trovare una zona dove attendere un pochino per recuperare il più possibile forze. Ora quello è impossibile che mi abbia percepito. Come cazzo fa quel fantasma di merda aver capito dove sono se stavo semplicemente correndo? Ah, ma sto dicendo, sto correndo nella via giusta, non è che sto facendo il giro in tondo, peggio ancora stando in zone inesplorate così mi butto proprio in bocca ai nemici. Ok, si è ritirata strategica, signori. Dai, ancora nemici, dove? Come? Poi riesco a vedere da qua un orso. Che palle, momento. Ok, ho fatto un pisolino e ho ammazzato lo spettro che rompeva il cazzo. E abbiamo preso una malattia, vapori astrali. Che cazzo è? Vapori astrali. E una delle prime volte posso dire che prendiamo una delle... una pozione di cura per una malattia comune che in realtà in Morrowind erano molto più diffuse. Infatti era una gran bella rottura di coglioni, uno dei motivi per cui ho preferito l'argoniano, così ne abbiamo prese poche. In Oblivion non ricordo si prendono con questa frequenza, però anche in quel caso pozione tranquilla di cura e mandiamo a casa il nostro tranquilla malattia. Ok, due colpi ben piazzati e gli spettri crepano. Tac. Ora, passiamo dall'altra parte del ponte. Lo spettro è rivolto di qui, quindi dovremo evitare lo zombie. Ok. Andare dietro lo spettro. Due colpi ben assestati. Tre. Lui va per l'abbondanza. Cambiamo spada e ci occupiamo dello zombie. Per questo i zombie di oggi sono quelli che sicuramente vi trasmetteranno le malattie, perché sono duri come la morte a morire. Quindi non danno né un cazzo di loot di interessante,
E stanno lì a darvi continuamente fastidio. E c'è... spada corta degli elfi. E stanno lì continuamente a darvi fastidio. E molto probabilmente sono quelli che vi trasmetteranno le malattie. Ma non perché hanno un tasso... Magari ce l'hanno anche un tasso più alto di contaminazione. Però il problema non è tanto quello. Il problema è il fatto che continuano imperterriti ad attaccarvi. E soprattutto a resistere agli attacchi. Uno dei motivi per cui odio queste meccaniche... Per il semplice motivo che io... Vorrei dire, mentre siamo saliti a 100 con sicurezza per il semplice motivo che abbiamo la chiave che ci fa aumentare di 40 la sicurezza. Dicevo, li odio per questo semplice motivo, perché non danno il giusto loot, sono fastidiosi, da uccidere e trasmettono malattie, ma questo in generale anche con molte delle bestie che fanno parte del bestiario di... Tanto è chiusa quella via, non ha senso andarci. Dicevo che fanno parte del bestiario di Oblivion. Allora, è qui sotto. Di qui ci sono già venuto per il sbaglio. Ho ucciso lo scheletro e stava anche uno spettro. Che non... Quelli che tra l'altro ci impedivano di dormire. E... Ah, ok, uno zombie. Ok, carne morta. Ma sei un granchio pacifico o particolarmente stupido? Nel dubbio, però... Non è morto. Ma che cazzo. Scrigno con la miseria e diario di Brennus Astis. Vari studi sulla fauna di Cyrodiil. Brennus Astis, erudito. Molte parti di questo diario sono ormai illeggibili. Il ratto di Cyrodiil ha un aspetto meno aggressivo dei suoi simili delle altre province. Si trovano in gran numero in tutte le zone di Cyrodiil, nelle cantine delle case, nelle caverne, nelle rovine e nei prati. Non sono portato... vai a Roma, ti faccio vedere io certi ratti aggressivi che stanno. Chiudo parentesi. Non sono portatori di malattie, anche se il loro morso può essere doloroso, illeggibile. Nonostante si pensasse che fossero intelligenti, sono creature sociali. In che senso si pensasse che fossero intelligenti? Sono creature sociali che si prestano sempre in gruppi di 20 esemplari o più. Il maschio più forte domina il clan e pare che abbia il diritto di accoppiarsi con tutte le femmine in età riproduttiva. Spesso i maschi più giovani combattono con quegli anziani e dominanti in lotte all'ultimo sangue. Con le corna intrecciate, ok, non stiamo parlando più dei ratti, i due minotauri, appunto, combattono finché uno dei due non può più continuare. Spesso questo manca. Chiamati Billis da molti agricoltori locali, la domanda è... Il cosiddetto Land Draug, cioè Draug di terra, è in qualche modo legato al Draug marino? Sì, quelli che i Draug marini li trovate in Morrowind, perché in Morrowind voi oltre a trovare, diciamo, una variante dei pesci macellai, trovate anche questi Cristo di Draug che camminano le acque e sono fastidiosissimi. Sicuramente ci sono somiglianze nella morfologia del corpo, specialmente nell'area della testa e nel torace. Inoltre secernono la stessa cera di Draug, delle creature acquatiche. Tuttavia, mentre i veri Draug hanno fama di essere astuti, se non intelligenti, questi Land Draug non possiedono le stesse doti. Sono violenti, aggressivi e uccidono indiscriminatamente. Sì, quelli marini sono molto ma molto più intelligenti. E... piccola parentesi... In Morrowind c'è l'armatura di cera di Draug, cosa che qui non c'è, ci sono anche un set di armi. Comunque, alcuni credono che sia di origine Vetra, della stessa famiglia del ragno Vetra, ma questa non è l'opinione del sottoscritto. È più plausibile che il Land Draug sia un lontano parente del vero Draug, fosse un antenato molto remoto nella linea evolutiva. Manca. Si è parlato molto del fatto che i troll possono essere uccisi solo dal fuoco, sia esso scatenato da un incantesimo che da una torcia. In verità questa è una leggenda. Come una leggenda, io ho sempre attaccato i troll col fuoco perché credo gli facesse più danno. È vero che i troll hanno nel fuoco e negli incantesimi a base di fuoco uno dei punti deboli, come è vero che hanno un'eccezionale abilità nella rigenerare i tessuti, ma possono comunque essere uccisi da armi convenzionali. Ah, ecco, questo almeno mi rassicura. Tuttavia bisogna sottolineare che i troll non devono assolutamente fare cosa. Ho trovato il diario di Bernus, devo parlare con me e dire a... che ho completato il mio compito. Ok. Beh, effettivamente con tutti questi mostri, se la paga era misera, anch'io avrei rifiutato, da comune mortale. Però noi siamo l'eroe del gioco, quindi
l'avrei fatto comunque, se sapendo di essere un eroe, sapendo di essere un mortale come Maeglir, che ha una famiglia che l'aspetta a casa, ma col cazzo che con una paga misera mi sarei buttato qua in mezzo, onestamente. Quindi, vediamo tranquillamente di uscire e tornare a casa. A casa. Non ho ancora una Cristo di casa. Quindi noi torniamo direttamente a Cheryl, ok, ciao. Freghiamo il cazzo di... Maeglir. Però se io vado a Skingrad, magari possiamo parlare prima con lui, appunto, e questo cambia il verso della missione. Magari mi dirà la sua idea. Cosa ti prego, puoi dire che l'ho preso io per te? Sì, come no. Eh sì, dai, facciamo il favore, poverino, lo comprendo. C'erano mostri molto forti in quella caverna. You're still around. I've told you why I do... Bla bla bla. Diario. You found it, huh? Good work, I guess. Well, take it back to Orin, then. He can pay you on the contract. Tell him what you want about me. Gli dirò che hai svolto i lavori. Thanks. I'm not trying to shirk my duty, but it used to be two or three men would be on this. I like the guild, but I've got a family to consider. Non ti preoccupare, ragazzo. I suppose Count Hasseldor keeps Skingrad running smoothly, but you hardly... Sai com'è? È un vampiro. Quindi, vogliamo ora la gilda. Sì, non ha senso che facciamo gli stronzi, effettivamente ha ragione. Servivano più uomini, anche più uomini, non avrei escluso qualche perdita. Quindi, cavallo, vabbè, sempre fuori la città, nelle scuderie, che nella città imperiale in realtà è un parto, soprattutto se dovete, o comunque nelle città dove magari dovete uscire dall'altra porta. Ad esempio, se io devo uscire da quella porta, no? Il cavallo è nella scuderia dietro. Hello, I don't think tu che cazzo met. Vuoi? Are you new in town? Sì, sono io, piacere di conoscere. Likewise, I'm always glad to meet someone new. Welcome. I'm sure my mother would be glad to meet you as well. Rumors? You know, I think the mutton here in Coral is the best in all the Ma chi se ne frega, madre? My mother owns northern goods and trade in Coral. Ok, ricordiamoci di parlare con la mamma dell'Argoniano. Dell'Argoniana, chiedo lei. Ragazzo. Why are you talking to me? Shouldn't you be... Maeglir? So, I assume you've dealt with Maeglir. Tell me about why he defaulted on his contract. Ok. You've got the journal. Good. So, what happened in Skingrad? No, non è stato inadempiente, ecco. He didn't. This doesn't sit well with me. Not well at all. Still, the job got done. Let's hope your friend Maeglir has learned a lesson here. Okay. Rumors. Have you heard? Someone de- Chi se ne frega di aver profanato la tomba? Fatto ciò, signori, purtroppo sono costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno. Ci becchiamo nel prossimo episodio.